Abbastanza bene, siamo ancora primi, anche se nell'ultima prova abbiamo avuto dei problemi perché non si è attivato, non si è attaccato il bang, quindi adesso abbiamo comunicato all'assistenza e vediamo di metterlo a posto per fare le ultime due prove. No, sono prove belle, stiamo facendo tutte le regolazioni alla macchina in previsione della prima gara del Taro del campionato IRC. E siamo soddisfatti della macchina, speriamo di risolvere questo problema e arrivare alla fine. Ok, allora. Signori, ecco qua i vincitori della quarta edizione del Rally per Viaggio. Un pomino determinato, aggressivo, concreto, ma anche molto preciso, molto meticoloso nello studiare il rally da ieri sera all'ultima prova. Tutto bene, auto incredibile, però equipaggio in forma strepitosa. Sì, salve a tutti. Abbiamo fatto questa gara per fare un test, è andata benissimo perché abbiamo vinto. Da ieri sera siamo andati in progressione, complimenti a Gianni che stava uscendo fuori una bellissima lotta, peccato, mi hanno detto che ho avuto una rottura con la macchina, sì, credo di sì, per me è andata benissimo, quindi penso anche se non si rompe la macchina dal tempo che abbiamo fatto sull'ultima prova, non penso che lui poteva fare quel tempo. Ma a prescindere da quello ha disputato una bellissima gara fino a quando non ha avuto la rottura. Per quanto riguarda noi, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, perché oltre a testare la macchina, a fare delle regolazioni e quant'altro, è uscita fuori la vittoria, quindi meglio così non poteva andare. 7 tondi tondi e 7 decimi sul primo passaggio a pochi. 6,54 nel secondo passaggio a pochi, 6,48 nel terzo. Esatto, vabbè, noi siamo lì, abbiamo seguito uno per uno, siamo un po' come a scuola che abbiamo seguito uno per uno, quindi anzi forse alla prima prova di Pofi avevi anche qualche problema con l'assetto, che poi vedo che hai risolto e è abbassato di parecchio. Sì, avevamo fatto delle regolazioni sbagliate, portavamo delle gomme che erano troppo morbide, infatti siamo usciti fuori dalla rosa, avevamo la pressione delle gomme a 2,4 nel secondo giro, poi abbiamo fatto delle migliorie. Però nella prova quella corta non so, è successo qualcosa e non è partito il bang e abbiamo fatto tutta la prova senza bang. Intanto arrivano le prove, qualche problemino forse all'inizio, ma poi una volta sistemate le regolazioni è stata non dico una passeggiata, però comunque molto divertente, credo, anche come vittoria. Ah, una passeggiata direi come Tonino, no, perché è stato Gianni che comunque è stato bravissimo e gli faccio i complimenti perché sono andati forti lui e felice. Lui come dicevamo è stata una gara test questa, cioè abbiamo in ottica un programma, un campionato, quindi era per capire come abbiamo fatto regolazioni, primo giro un modo di regolazione, secondo giro un'altra regolazione, quindi era per capire la macchina perché poi insomma è da conoscere, quindi ci siamo trovati bene subito, si è visto il risultato finale, quindi faccio i complimenti a Tonino perché comunque nonostante cambia spesso macchina, ma dove si siede trova subito il giusto feeling e penso che nessuno di voi in zona che sale sulla macchina trova subito il giusto passo, insomma. Quindi complimenti a Torino e complimenti ai ragazzi di RG che hanno stato una macchina fantastica, Gianni, Luca e Giovanni, giusto, quindi complimenti a tutti. Grazie. Questa foto sono loro i vincitori di questa quarta edizione. Bravi ragazzi, così potuto chi ci anche ci vediamo magari sono pronto anche qua, ecco.
qua, vai. Tu